nel mondo delle sneaker, quindi il mondo dello urban sport lifestyle, i nostri clienti sono i millennials. Che tipi sono questi millennial? Smanettoni, seguono molto tutto ciò che è la tendenza, le blogger, l'essere degli influencer. Allora, c'è da dire che Avulab è più un distributore, mentre per esempio la Redoute come Chiavi è un produttore della propria collezione, quindi anche lì ci posizioniamo su un target. La cosa, se vogliamo, identificativa di Avulab è che ha una particolare attenzione come target anche alle donne, cosa che i principali competitor come Arena Competitiva, la Foot Locker, per citare nomi a voi molto più noti, e JD, hanno invece una proposta commerciale, anche un certo tipo di aggressività, se vogliamo, nella vendita, prettamente maschile. Quindi Avulab, infatti, anche a livello di vendite siamo 50-50, cioè nella collezione riusciamo a vendere un 50% tra donna e bambino. In questo progetto che stai impostando, che situazione hai trovato e come ti immagini lo sviluppo? Ma allora, la situazione è sicuramente di un gruppo molto giovane, molto dinamico, Di c'è quante da dire. persone puoi contare, ecco, nell'area digitale e e-commerce? Ah beh, digital e-commerce siamo quattro gatti, nel senso che siamo quattro, con me cinque, i famosi quattro gatti proprio, sì, e non c'è solo la parte e-commerce di trading, ma c'è anche la parte di, per esempio, parte social, quindi c'è una persona che si occupa di tutta l'animazione del content, del piano media, dei canali social, perché questi smanettoni vivono lì, i nostri interlocutori, i millennials. Il target è 18-34, però devo dire che già la fascia di età 10-17 è molto presente. Cioè, mio fratello, che è mio nipote, hanno 10-12 anni, e la prima cosa che mi ha chiesto quando sono entrata in VU, ce li hai i buoni sconto per i dipendenti? Quindi questo è molto sintomatico, che le sneaker adesso sono veramente un abbigliamento. L'altro giorno era la comunione di una delle mie nipoti e la sorellina aveva l'abitino di pizzo con le sneaker ai piedi, perché è normale, ecco, fa proprio parte della cultura. Nell'accesso al sito quanto pesa il desktop e quanto pesa il mobile? Questa è una cosa fantastica perché allora intanto il sito c'è da dire che è molto giovane, cioè è un sito che è stato veramente costruito in casa, tra l'altro poi si è passato a tecnologia Magento da qualche anno e i numeri ovviamente erano molto piccoli, quindi i tassi di crescita erano importanti. Però l'anno scorso la persona che ho sostituito mi ha raccontato questa cosa, che hanno superato le visite da mobile, hanno superato quelle da desktop. Oggi io guardo che le visite da desktop sono stabili, ma da mobile sono raddoppiate rispetto a un anno fa. La cosa divertente è poi il conversion rate. Il conversion rate da mobile è un terzo di quello che ho da desktop. Che cosa deduci? Ma ovviamente, allora, io un po' per esperienza che mi porto anche dietro con la Redoute, c'è una grandissima differenza del conversion rate dei flash sales, cioè la Privalia, l'Avanprivé, i Groupon, perché io conosco gente che la mattina, cioè, si alza, manco saluta il marito perché deve guardare subito che cosa gli manda Privalia da comprare oggi. Anzi, si alza prima per farlo di nascosto, ovviamente. Sì, e ci sono storie di vita, queste che esistono, fantastiche. E quindi devo dire che l'approccio è molto veramente di interazione, cioè il mobile è uno strumento Quindi la di. parte di contenuto nel Sì, mobile è prevalente, ecco, sull'esigenza di comprare, non è il assolutamente bisogno di sì, comprare, ecco. assolutamente sì, anche perché è lo strumento appunto con cui i teen magari poi tornano a casa dalla mamma, dal papà e dicono: ah, io voglio questo modello. Perché c'è da dire veramente che anche allora noi vendendo marchi, noi abbiamo una forte prevalenza di Nike, Adidas, poi con marchi minori, Converse, Vans, però loro, i teen, sanno quando Nike lancerà questo restyling di questo modello. E se guardate bene ora, gli ambassador di questo mondo non sono gli sportivi. Quando eravamo bambini noi erano scarpe sportive. Ora gli ambassador sono Rihanna, sono personaggi della musica, sono icone di stile, gli icons. Un sistema CRM vero e proprio non esiste, nel senso che esiste un database di email marketing, SMS, che è quello che noi È utilizziamo. un'anagrafica Sì, è praticamente. un'anagrafica, però un'anagrafica pura web, perché non esiste alcuna integrazione ad oggi con la rete. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, no? Allora, il titolo della. Tu ci chiedevi di fare delle considerazioni, io l'avevo fatta sul titolo che era coinvolgere il cliente dentro e fuori il punto vendita, dal mio punto di vista cambiandolo in coinvolgere il cliente interno dentro e fuori il punto vendita. Che mi sembra che sia il problema che è emerso, il fattore comune, cioè il cliente esterno, l'omnicanalità,
cioè la vive, è già non si pone neanche, no, non è la vive, cioè non si pone il problema, cioè è normale che sono in negozio e guardo da smartphone se quello che sto guardando davanti lo trovo da un'altra parte a un prezzo diverso. Parliamo sempre di cose comparabili, poi ovviamente, ecco, essendo distributori, viviamo questa competition in maniera più... Ma allora cos'è che... le resistenze da cosa derivano allora? Guarda, il discorso è sempre legato alle revenues. Il franchising poi è, essendo un imprenditore, con le unghie ancorate al suo turnover, quindi il contrattualmente tu gli devi una fee, lui prende una fee sul turnover, gli incentivi stessi degli store manager sono legati al turnover. Questo va sicuramente, fa parte di quell'integrazione culturale tra di noi, e fa parte dell'offrire al cliente qualcosa che non si deve preoccupare, ma questo, cioè, l'insegna è questa, quindi che sia un franchising, che sia un diretto, che sia il web, che sia, e lavorare sicuramente sul discorso delle revenues, perché qui alla fine lavorano gli store manager e qui lavorano i franchising. Interessante anche perché direi che tutte le industrie stanno a fattor comune più o meno lo stesso intento, che è quello ovviamente di servire il cliente a livello multicanale, e le stesse problematiche che sono quelle invece dell'integrazione della parte infrastrutturale, della parte, se vogliamo, culturale e anche aziendale. Quindi direi che abbiamo un po' tutti questo impegno da portarci a casa, la creazione di valore in azienda con il cliente interno, perché il cliente esterno a questo punto è già preparato, è già ricettivo nei confronti della multicanalità.